allora è tuo. Giocaci tu, non mi interessa più. 45-1, 45-2, 45-3. Accetti? Accetto. Grazie. Bravo. L'ho comprato per la figlia di Stefano. Che carino, ho detto, ma che offerta, tra l'altro l'ho lasciato perché grazie amore, ma perché io faccio? Allora, per 45 euro Giovanni si aggiudica il taglia e cuci di Marco. Controlla che Giovanni lasci il manichino dentro, perché no, no, il manichino no, non certa. Io ho detto che gli regalo con successo. Non il contenuto. Quanto siamo carini. Allora, la valutazione di Alessandro Rosa è stata di 30 euro. Okay. Grazie, caro. Grazie, Marco. Grazie. Ciao. Sono contento della cifra raggiunta, è più della valutazione, e con il ricavato acquisterò qualche ricambio per le mie auto d'epoca. Gianni, pensavo che eri un po' stronzo, ti dico la verità. Sinceramente ho detto, ma guarda che rompiscatole, ma perché? Io avevo un debito con Ginevra, dovevo ringraziarla di un messaggio che mi ha mandato. Ci scrivevo un memo a tutti, non pensavo che fosse. E poi ti ho detto 45, ma sono stronzo, non trovo la mollo. Lo prendo. Siete commoventi. Grazie, amore. Oggi a Cash or Trash abbiamo conosciuto Chiara e la chiappa mosche ottocentesco, Roberta con la lampada aereo, Alessandro e le lettere giganti, Antonella e l'inaspettato monaco tibetano e infine Marco con il gioco del piccolo sarto. È stata Antonella a fare il miglior affare, guadagnando 250 euro dalla vendita della statua a Roberta per 450 euro.